ci sono attimi che non si dimenticano, ci sono attimi destinati a rimanere indelebili nella memoria degli sportivi. Venerdì 26 settembre, ore 20:30, dopo tre mesi di attesa è finalmente arrivato il momento più importante della storia del calcio a Cinque Pontino. Il momento in cui la Rapido Latina, sfidando i campioni d'Italia della Luparense nella partita di esordio del campionato di massima serie, entra ufficialmente nell'Olimpo di questa disciplina. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Voluzzi. E adesso dunque si comincia. Attenzione tanto Avellino sulla sinistra, Avellino in diagonale. Prima chance da parte della Rapido Latina calcio a 5. Riceve nuovamente il pallone da Ruben, attenzione Onorio, numero su Avellino, Onorio e il pallone in rete, segna dunque la Luparense con il numero 4 Nora, gioco che non si arresta, attenzione c'è ancora la formazione della Luparense, grande chance. Battistoni finta di corpo, se ne va sulla sinistra, si decentra troppo, prova Battistoni però da parte della squadra di mister Giampaolo, Avellino, la fucilata di Avellino, miracolo da parte di Miarelli, c'è soltanto un uomo in barriera piazzato da Gilly. Parte Onorio, il tiro che viene smanacciato in calcio d'angolo. Adesso Battistoni di tacco per Fabiano, restituisce il pallone per Battistoni, non trova la porta Battistoni, ancora la pressione da parte di Avellino, Onorio che tocca, prova da borda adesso con questo gioco di gambe, il tiro in porta, può ripartire, ancora la Rapido in superiorità, attenzione sulla destra, c'è una grande chance, Battistoni. Punta l'avversario Battistoni, se ne va ancora sulla sinistra, Battistoni mette dentro, manca il colpo di tacco. Attenzione dentro questo pallone, il tiro e la palla che termina sul fondo. La possibilità di poter pareggiare i conti, Fabiano, il destro di Fabiano, ha provato di punta. Voleva la rimessa laterale, in proprio favore, Onorio, il destro, Gilli in due tempi. Aspetta qualcuno a rimorchio, Battistoni, sinistro da parte di Battistoni improvviso. Adesso c'è questo pallone, attenzione, filtrante, 2 contro 1, Maurizio dentro e c'è Gilli che rimane in porta e salva Menini, una serie di doppi passi, il sinistro ancora una volta, Avellino ha la possibilità di concludere, se ne va Avellino, destro di Avellino, gol, il pareggio da parte della Rapido, ha segnato Avellino, bellissima azione da parte del giocatore con la maglia numero 20 argentino, attenzione perché la Rapido adesso è scoperta, il destro e il palo colpito da Valtigno, da scacchi, attenzione Valtigno sulla destra, doppia finta, miracolo la parte di Cilì, non è finita, ancora un tiro di Nora, non è riuscito però a capire, attenzione Avellino, parte Avellino, 2 contro 1, Avellino, ancora un passaggio di ritorno da parte di Fabiano, troppo lungo, Sario mette tanto il gioco è ripreso, attenzione a Maurizio, bravissimo Menini, messo a terra, si prosegue, Menini a terra, il tiro intanto tentato da Fabiano, Fabiano, se ne va Fabiano, 1 contro 1 per Fabiano, ha provato con il pallonetto a beffare Miarelli. Lancio in profondità da parte di Cilli, per poco, attenzione fermato Nora, colpo di tacco da parte di Menini, dentro il pallone e il tiro da parte di Fabiano. Ancora scambia con Nora, taborda sulla destra per Onorio, Onorio mette dentro il pallone per Valtigno, il tiro e la parata da parte del portiere Cilli. Prova adesso Nora sulla destra, il tiro e il gol, arriva la beffa a 28 secondi dal termine, Maurizio imbeccato con il contagiri da Onorio per quello che abbiamo visto sul campo, un'ultima conclusione, il destro e il palo, incredibile emozione finale da parte del di Arellano che ha provato questa conclusione, è terminata sul palo e dunque sono morte in questo tiro. Le residue possibilità di pareggiare i conti, esce tra gli applausi la formazione di mister Giampaolo, ha giocato una grande gara.